Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 173, Mio Podcasting. Ciao! Memoria storica, come il governo Draghi e il governo Meloni gestirono la quinta ondata Covid. E di questo quello che andremo a parlare in questo podcast. Dunque, questo è praticamente l'ultima puntata del podcast per quanto riguarda la brutta storia dell'epidemia Covid-19 in Italia dal 2020 sino al 2023. 4 anni, 2020, 2021, 2022, 2023, di bloggate di podcast. La quinta ondata Covid, come l'ho classificata io, si estende formalmente dal 14 giugno 2022 sino al 31/12/2023. Il 31 dicembre 2023 è la data di sospensione dell'attività del blog Mio Radar e quindi anche della monitorizzazione della situazione sull'epidemia Covid. Sostanzialmente la quinta ondata Covid non vide mai un suo minimo, essendo un continuo arrivo e riflusso e circolazione di nuove varianti SARS-CoV-2 senza soluzione di continuità, anche a causa della endemicità del virus, quanto del mancato presidio dei confini nazionali, quanto dell'assenza dell'uso delle mascherine FFP2 oppure FFP1 nei luoghi chiusi con assembramenti, in particolar modo durante i periodi autunnali e invernali a più alto rischio. Dunque, e qui troverete all'inizio una serie di grafici che sono particolarmente esaustivi. Il numero dei decessi per anno 2020, 74.159 decessi, 2021, 63.243 morti con meno 14.7% di decessi. 2021 è anche l'anno delle vaccinazioni e quindi ci si doveva aspettare un calo drastico delle vaccinazioni dei morti, ma si ebbe sostanzialmente un calo del 14,7% quando i vaccini dovevano promettere un calo di almeno il 90%, meno 90% di natalità. 2022, 47.240 morti. Abbiamo avuto quindi un calo del 25,3% rispetto all'anno precedente. Qui qualche effetto indubbiamente in sostanza i vaccini ne hanno avuti, perché quei benefici si cominciano a vedere dal 2022, in particolar modo dal 2023, con appena 10.126 morti, con un 78,6% di decessi in meno rispetto al 2022. Poi abbiamo i grafici dei contagi, che praticamente nel 2020, circa quasi 2 milioni e oltre 2 milioni, 2021 abbiamo praticamente quasi 6, un pochino meno, dunque 4 milioni e rotti, 2022 10 milioni e rotti, nel 2023 intorno agli un po' più di 8 milioni. Se si va a vedere il numero di morti per governi, governo Conte 2 93.346 morti, governo Draghi 85.196 morti, meno 8,7% in meno, quindi lo scostamento rispetto ai morti dal Conte 2 è sostanzialmente uno scostamento miserabile, perché praticamente i morti del governo Draghi sono assimilabili a quelli del governo Conte 2. Le differenze invece si notano con un meno 81% il governo Meloni, di appena 16.226 morti, ma come vedremo in questa bloggata, come se siete interessati potete vedere, non è merito del governo Meloni, ma è merito del fatto che i vaccini si sono praticamente hanno prodotto nel tempo una protezione riducendo il numero dei morti, e soprattutto il virus è mutato diventando una influenza mortale ma con un tasso di letalità più bassa.
Per quanto riguarda poi abbiamo i grafici degli infetti per governo Conte 2, per governo Draghi e per governo Meloni. Approssimativamente il numero dei contagiati degli infetti del governo Meloni è assimilabile a quello di Conte 2. C'è uno sproposito in sostanza di contagiati per il governo Draghi. I dati provengono tutti da Worldometers. Dunque, durante questo lunghissimo arco di tempo dal 14 giugno 2022 al 31 dicembre 2023, 1. Non vi furono più riunioni del CTS. Il CTS fu sciolto. I vaccini Pfizer e Moderna per Omicron 1 e 2 furono subito bucati dalla proliferazione di varianti SARS-CoV-2, tanto che i vaccini Pfizer e Moderna per Omicron 1 e 2 furono subito ritirati. Dal 28 ottobre 2022 il governo Meloni rimosse il bollettino Covid quotidiano. I dati furono diffusi solo con cadenza settimanale, ma dal 28 di ottobre 2022 contestualmente i giornali presero gradualmente a coverappare le dinamiche Covid anche nelle fonti non inquinate, celando il numero dei decessi e o le variazioni dell'indice RT. Questo fenomeno è chiarissimo, specialmente dal 28 di ottobre 2022. Troverete nella muro di fatti che io ho raccolto non di rado due link oppure zero link per quanto riguarda il reperimento delle informazioni mancanti, quindi o due fonti diverse oppure niente per quanto riguarda appunto il monitoraggio settimanale di tali dati. 5 maggio 2023 l'OMS dichiarò la fine dell'emergenza sanitaria per SARS-CoV-2, che a suon di mutare era diventato un'influenza mortale da cui occorre vaccinarsi una volta all'anno con un vaccino mRNA. Non per questo i decessi Covid sparirono, tantomeno non sparirono le varianti SARS-CoV-2, che ovviamente proliferarono ancora in modo esponenziale. Da variante Omicron BA4-BA5 a variante Centaurus, a variante Cerberus BQ1, a variante Xibalba XB1, a variante Xibalba XB1.5 Kraken, a variante XB1.6 Arturo, a variante EG5 Eris, tutti virus mutati derivati dal virus di Wuhan, che ebbero ad entrare a circolare in Italia perché il governo Draghi non si interessò a presidiare i confini, perché il governo Draghi ebbe a demolire la sana pratica dell'uso delle mascherine nei luoghi chiusi ed affollati, con ovviamente l'esclusione di alberghi, ristoranti, bar, trattorie eccetera, perché ovviamente quando si mangia non si possono indossare le mascherine, perché il governo Meloni non si interessò a presidiare i confini, perché il governo Meloni rimosse la sana pratica dell'uso delle mascherine nei luoghi chiusi ed affollati, con l'esclusione di alberghi, ristoranti, bar, trattorie, perché quando si mangia non si possono indossare le mascherine. Inalterato nel governo Meloni l'applicazione della sostituzione etnica e mancato presidio dei confini, così come nel governo Draghi. Appunto, ondata Covid dal 14 giugno 2022 al 31/12/2023 fece 8.9 milioni di infetti, con 27.263 decessi. Ecco, gli immigrati clandestini trasportati in Italia dal gennaio 2023 a dicembre 2023 sono 155.754, quindi il tasso di sostituzione etnica. Se si divide i 155.754 immigrati clandestini entrati nel 2023 e si divide per 10.126 che sono i decessi Covid nel 2023, il tasso di sostituzione etnica è del 1438.1%. Se invece si divide 155.754 che sono gli immigrati clandestini fatti entrare in Italia nel 2023 per 27.263 che sono i decessi Covid di quinta ondata, troviamo un tasso di sostituzione etnica del più 471.3% in riferimento solo agli sbarchi 2023 e in rapporto solo alla quinta ondata Covid. Inalterate e reiterate le politiche di sinistra fatte dalla destra per la implementazione della strategia di rigenerazione di Soros, qui nella mia bloggata ci trovate il link, ma c'è ovviamente anche la playlist su YouTube. Italia 2020, dal 2020 al 2023, con una popolazione di 60.2 milioni, ha accatastato al 31 dicembre 2023 un totale di contagiati di oltre 26.6 milioni,
totale dei decessi Covid è stato di 194.768. Il totale dei casi attivi al 30 dicembre 2023 è di circa 225.284. In Giappone, dal 2020 al 2023, nello stesso periodo, un Giappone con una popolazione di 125.5 milioni, quindi almeno il doppio dei problemi italiani nella gestione pandemica, perché dato che i giapponesi sono più del doppio degli italiani, ecco, in uno stesso periodo di tempo i giapponesi hanno accatastato appena 33.8 milioni di infetti, che praticamente simile praticamente a quello degli italiani, ma in rapporto alla popolazione è minore. Interessante il totale dei decessi giapponesi, appena 74.694 contro i 194.768 decessi italiani. I giapponesi hanno avuto un meno 61% di decessi italiani in 4 anni. Se la gestione pandemica in Italia fosse stata come quella giapponese, in Italia si poteva risparmiare il 61% dei decessi su 4 anni. Inoltre, il totale dei casi attivi al 30 dicembre 2023 in Giappone è 0, mentre al 30 dicembre 2023 ci sono 225.284 italiani infetti di casi attivi di Covid. Confrontare con la bloggata che trovate linkata nel mio pod, nella mia bloggata, con PD, Movimento 5 Stelle e Leo vogliono la morte degli italiani per Covid. Quanto confrontare con la bloggata, io ho deciso che in vita mia non andrò mai più a votare. Ecco, questa è più o meno la sintesi che trovate. Poi troverete uno stratosferico numero di fatti da fonti pulite, e non vi troverete links della Stampa, non vi troverete links del Corriere, non vi troverete links della Repubblica, non vi troverete links del Manifesto, non vi troverete links di Huffington Post, non vi troverete links del Fatto Quotidiano, non vi troverete links di Tiscali News, non vi troverete links di Avvenire, non vi troverete links dell'Espresso, non vi troverete links di Famiglia Cristiana, non vi troverete links di Rai e Rai News, non vi troverete links di Mediaset, non vi troverete links di La 7, non vi troverete links del Sole 24 Ore dopo il 24 di ottobre 2021. I link proposti nella mia bloggata sono provenienti da fonti pulite, dove ci si focalizza più sui fatti piuttosto che sulle narrazioni spacciando propaganda e disinformazione. Ecco, in breve potrete andare a scorrere questo lungo elenco di fatti, dove mancano, la prima cosa che salta agli occhi, mancano le sintesi per quanto riguarda le riunioni del CTS, perché il CTS in questo periodo di tempo era già stato chiuso. E quindi poi c'è una serie di domande che spuntano, diciamo, in modo palese, in cui i giornali si notano con delle frecce, appunto, prese a raccogliere le dinamiche Covid, anche le fonti non inquinate andarono a celare il numero dei decessi o le variazioni dell'indice RT. Questo fenomeno è chiarissimo specialmente dal 28 di ottobre 2022, dove nella mia lungo elenco di fatti troverete non di rado due link con due fonti diverse, oppure niente per quanto riguarda il monitoraggio settimanale di tali dati. Poi, che cos'altro vi posso dire? Posso dire che sì, una notizia abbastanza importante, che secondo mio avviso è una presa di culo, diciamo, piuttosto, poi diciamo emerso, diciamo, nel il primo di marzo 2023 la NBC dichiara che TG24 Covid, il direttore dell'FBI, molto probabile origine in un laboratorio cinese. Euronews: Covid per l'FBI, la pandemia ha avuto origine in un laboratorio cinese a Wuhan. Poi un altro fatto piuttosto importante che è accaduto lungo questo lunghissimo arco di tempo, abbiamo che il 5 maggio 2023 ANSA, OMS, è finita l'emergenza sanitaria Covid, 20 milioni di morti in 3 anni. Questo però non vuol dire che il Covid era sparito, ma che è diventato endemico. Quindi occorre tutelarsi sempre. Un'altra cosa importante, ecco, è il 14 settembre 2023, ANSA: Covid in Val Seriana favorito dai geni di Neanderthal. Ecco, secondo me questa ricerca è un po' una presa di culo, perché lo studio non spiega
lo studio non spiega perché ci fu l'eccesso di decessi brasiliani avvenuto in Manaus, in Brasile. In Brasile, dove le tracce genetiche di DNA dei Neanderthal non esistono, lo ripeto. 14 settembre 2023, ANSA, Covid in Val Seriana favorito dai geni di Neanderthal. Attenzione, lo studio non spiega l'eccesso di decessi brasiliani avvenuto in Manaus, in Brasile, dove le tracce genetiche di DNA dei Neanderthal non esistono. Che orecchie per intendere, intenda. E poi niente, poi troverete tutta un'altra serie di notizie in cui potrete fruire praticamente un po' tutto. E poi in fondo, come al solito, per espandere il tema sulla strategia di rigenerazione di Soros, il contratto segreto, la strategia di rigenerazione di Soros, trovate tutta una serie di links aperte alle mie bloggate, oppure ci trovate praticamente il link alla podcast, la strategia della rigenerazione di Soros in sintesi. In ogni podcast poi troverete il link per ogni bloggata se volete espandere. C'è poi il podcast Memoria Storica, epidemia SARS-CoV-2 in Italia dal 2020 al 2023. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.